Cari amici, carissimi, bentornati, nuova puntata del Catechismo di San Pio X. Siamo nella sezione dedicata al termine della seconda parte, quindi quella dedicata alla vita morale, quindi ai comandamenti e alle virtù. La volta scorsa abbiamo visto brevemente, ma anche esaustivamente, come sempre accade in questo splendido piccolo capolavoro che è il Catechismo di San Pio X, le tre virtù teologali. Oggi, anzitutto, dobbiamo occuparci del secondo paragrafo di questa sezione, dedicata appunto all'esercizio delle virtù, e poi, se ci arriviamo, anche al terzo paragrafo, dove si parlano delle virtù morali, e in particolare quindi delle quattro virtù cardinali, che sono le principali virtù morali. Ricordiamo, la volta scorsa abbiamo fatto la distinzione tra le virtù teologali, cioè quelle che non possiamo acquisire con il nostro impegno, con i nostri atti, ma che devono venire dall'alto, gli abiti infusi di queste virtù, che certamente potevano essere esercitate, appunto come vedremo adesso, mentre invece ci sono quelle altre virtù, appunto morali, che sono acquisibili attraverso l'umano sforzo, anche se qualora fossero esercitate non in uno stato di grazia di Dio, non meriterebbero, secondo la dottrina cattolica, i beni eterni. Vabbè, questo come piccola introduzione. Diamo subito la lettura dei numeri di questo secondo paragrafo. Esercizio degli atti di fede, di speranza e di carità, consigli evangelici. Quando dobbiamo fare atti di fede, di speranza e di carità? Dobbiamo fare atti di fede, di speranza e di carità molte volte nella vita, e in particolare quando abbiamo tentazioni da vincere o importanti doveri cristiani da compiere e nei pericoli di morte. Ora, qui chiaramente non intende necessariamente la ripetizione dell'atto di fede, di speranza e di carità che spero tutti facciamo la mattina e la sera. A proposito, se vi posso permettere di qualche piccolo suggerimento, tra i miei podcast ci sono anche due serie di podcast, cioè nel podcast Le preghiere cristiane, Rosari recitati, credo che si chiami così, ci sono anche due episodi con le preghiere del mattino e della sera in italiano e in latino, dove c'è chi vuole fare che l'atto di fede, di speranza e di carità in latino, si vuole imparare, li trovo in questo podcast. Ora, non è detto, perché un atto di fede è anche o un atto di speranza o di abbandono, un atto di carità, possono essere fatti anche spontaneamente, no? Quindi, tentazioni da vincere. Dobbiamo fare qualche piccolo esempio, no? Pensiamo a Gesù, alle tre tentazioni di Gesù. Di che questa pietra diventi pane, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, no? Quindi, sappiamo, sta dinanzi a un digiuno impegnativo, dice, chiedi a Dio che ti tiri fuori da questa situazione, no? E in maniera, tra l'altro, soprannaturale, che ti alimenti il corpo e ti faccia cessare questo stato di dolore fisico. Questo non di solo pane, io l'uomo, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, no? Evidentemente per Gesù non era così, Gesù non aveva la fede e la speranza, però trovandoci noi in una situazione analoga, tu ci credi che la vita dell'anima è più importante della vita del corpo? Quindi se sei tentato di prenderti un piacere illecito, è chiaro che combatterai questo piacere illecito dicendo io sono matto. Se faccio questo peccato mortale vado all'inferno, ma questo è fare un atto di fede, è rinnovare la fede, no? Grande Santa Maria Goretti, la nostra patrona qui a Latina, quando subiva le avance di Alessandro Serenelli, che vuoi tu a fornicare con me, io questa cosa non lo farò mai. Perché se la faccio vado all'inferno. Dire se lo faccio vado all'inferno, che cos'è? È un atto di fede.
Perché un sacco di gente fa un sacco di peccati? Perché non ci crede, cioè, non ci pensa. Dimentica la percezione che il salario del peccato è la morte in questa vita, ma è l'inferno nell'altra. Peccato grave, ovviamente. Importanti doveri cristiani da compiere. Io che mi viene in mente. Due sposi. Io dico sempre agli sposi, dico, amici cari, Santa Teresa dice che quando andiamo dall'altra parte, cioè abbiamo tutti quanti l'esame sui 10 comandamenti, quello non ce lo risparmia nessuno, eh? Cioè l'esame dei 10 comandamenti è l'esame che bisogna necessariamente superarlo per andare in paradiso, eh? Non si va in paradiso se non si osserva i 10 comandamenti. Se vuoi entrare nella vita, dice Gesù, osserva i comandamenti al giovane ricco. Questa è la norma. Poi cominciamo a dire, ah, ma se uno si pente in punto di morte, cioè, amici, non facciamo mai i ragionamenti che sull'eccezione, quindi sullo straordinario, uno va a fare la regola. La regola è che per entrare nella vita si osservano i comandamenti, ha detto Gesù nel Vangelo. E quindi chi non li osserva nella vita non ci entra. Vita eterna, ovviamente. Oh, però perché è sposato, ci stanno anche i doveri del matrimonio. Importanti doveri da compiere. Sono tentato di infedeltà. Io ho promesso di esserti fedele sempre. E quindi mi viene voglia di trattare male mia moglie e mio marito? Amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita? Nei pericoli di morte? Nei pericoli di morte ci credi che esiste il paradiso? Mio Dio, spero dalla tua bontà la vita eterna e le grazie per meritarle, no? Speri la vita eterna? C'hai paura di morire? Possiamo fare un pochino di esempi di storia non molto arcaica, no? C'hai paura di morire? Abbiamo conosciuto quanto è forte, specialmente se siamo sotto attacco e sotto pressione, no? La leva della paura della morte. Guardate che ripensare a certe esperienze non troppo pregresse fa anche capire un pochino la Bibbia. Perché nella lettera agli ebrei si legge che il diavolo attraverso la paura della morte tiene tutti sotto scacco e sotto schiavitù. Abbiamo imparato un po' o no? La paura della morte. Quello che abbiamo imparato è la paura della morte fisica, pericoli di morte. Ah, ma ci sono anche tante altre morti, no? Se non fai questa cosa che il tuo Dio ti proibisce, ma che razza di vita condurrai? Bah, che schifo. Guarda che stare con lui non vuol dire avere la vita, vuol dire avere la morte continua, in continuazione. Si ubbidisce a quello che lui dice, eccetera, no? Gli atti di fede, di speranza e di carità, rinnovare la nostra fede in Dio, rinnovare la nostra speranza nella vita eterna, perché non ci abbiamo paura di morire. E rinnovare soprattutto la nostra carità, cioè piuttosto che offenderti io mi faccio ammazzare, piuttosto che trasgredire un mio dovere di cui mi sono impegnato davanti a te, io sono un sacerdote per esempio, no? Ma piuttosto che trasgredire, non adempiere perfettamente un mio dovere, io mi faccio ammazzare. Gli atti di carità, no? Ok. 245. È bene fare spesso atti di fede, di speranza e di carità. Ecco, la risposta è bene fare spesso atti di fede, di speranza e di carità per conservare, accrescere e rafforzare virtù tanto necessarie, che sono come le parti vitali, sentite che bello, dell'uomo spirituale. Allora, amici cari, dobbiamo sempre tenere presente una cosa. Qui rimando ai miei cicli di catechesi, la Sito su Vizi e Virtù, no?
Ho detto tante volte, però ripetiamo ancora, che tanto ripetita aiutante. La nostra vita di grazia, la nostra vita interiore non è un qualcosa di statico, cioè ce l'ho e lì rimane, no? È una cosa che è in continua dinamica, in continua. Quindi o cresce o scende. Guardate che l'unica cosa che non è possibile fare nella vita interiore è rimanere fermi. Non è proprio possibile. Ogni sera che tu vai a letto e che io vado a letto, ci vai o un po' più santo o un po' meno santo di ieri, di oggi, rispetto a, no, di ieri. Durante questa giornata, figlioli miei cari, la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, la nostra vita di grazia o sono aumentate o sono diminuite. Sicuramente non sono uguali a ieri. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. E come aumentano? Le virtù aumentano con il loro esercizio. Ecco perché, per esempio, recitare il credo col cuore è molto importante. Tu ogni volta che reciti il credo col cuore, tu non te ne accorgi, ma la tua fede aumenta. Ogni volta che tu dici al Signore non vedo l'ora di venire in paradiso, mamma mia, questa è una preghiera, è un atto tantissimo gratuito al Signore. La speranza è una virtù che si esercita un po' poco. Oppure, dammi la grazia per fare questa cosa, stammi vicino in questa situazione, no? Sono atti di speranza. Mio Dio, spero della tua bontà, la vita eterna e le grazie necessarie per meritare quelle buone opere, no? Quindi l'oggetto della speranza qual è? La vita eterna e le grazie che ci aspettiamo dal Signore. La fede, se posso permettermi, tanto la tengo qua, l'anonimato, no? Oggi rispondevo a un'email, spero che nessuno di voi ascolti l'abbia scritta, però è in forma anonima, no? Dove veniva detto, boh, l'altero un po' così si capisce meno, no? I testimoni di Geova mi stanno accalappiando un pochino di parenti, ma loro dicono che nella Bibbia stanno un sacco di cose che contraddicono quello che la Chiesa Cattolica si era inventata. Come si può rispondere? Allora, la mia risposta è stata, guarda, anima cara, numero uno, la stragrande maggioranza dei fedeli non è assolutamente in grado di sostenere un contraddittorio con gli eretici. Numero due, questi sono eretici, questi qui. E gli argomenti che propongono sono evidentemente argomenti speciosi, argomenti subdoli, argomenti ingannevoli. Cioè, per controbattere queste cose ci vuole, non soltanto almeno un prete, ma pure un prete ben formato e ben forgiato, perché questi, cioè, se una persona non mastica bene con la Bibbia e soprattutto non è in grado di opporsi a questa gentaccia con i testi originali alla mano, può perdere il contraddittorio. Allora dico, quindi, qual è l'atteggiamento da fare? L'atteggiamento, cioè, dinanzi agli eretici, bisogna chiudere le orecchie. Perché se tu le apri, ti porteranno appresso a loro e se tu cadi in eresia, che è un peccato diretto contro la fede, pecchi mortalmente. E quindi non lo devi, cioè, chiudi le porte. Cioè, ma forse c'hanno ragione. No, non c'hanno ragione. Non c'hanno ragione. Sicuramente non c'hanno. Cioè, se tu pensi che qualcuno al di fuori della fede ci abbia ragione, tu non sei umile, sei sciocco. Cioè, la nostra fede divina e cattolica, l'ho detto tantissime volte, però ribadiamo, parlando del caso Galileo, il caso Galileo non date retta al mainstream e alla leggenda nera che la Chiesa è contro la scienza e ha condannato Galileo. Non è affatto così. Anche se nella vicenda Galileo ci sono stati degli episodi certamente non edificanti, ma la posta in gioco non era la scienza e la fede. Galileo diceva che la scienza, le verità scientifiche, quelle inventate dal suo metodo, che bene o male che è stato inventato perché per questa vita va benissimo, per avere delle acquisizioni certe, ma per questa vita va benissimo, non per l'altra. Ma lui diceva, siccome le verità scientifiche sono incontrovertibili, perché io te le dimostro con il mio metodo, perché la scienza è galileiana quando è riproducibile, quando non ti lascia nessun dubbio. Questa cosa è così, punto e basta, te la riprovo 500 volte, no? Cioè, la legge di gravità, se tu prendi un sasso e lo butti per terra, provate a vedere se un sasso
farlo 50 miliardi di volte e vedi se un sasso anziché andare per terra va per aria, qui sulla terra. Certo che se vai sulla luna questo non funziona più. Ok? Vabbè. Ma lui diceva, quindi, siccome queste cose sono evidenti, le verità di fede per antonomasia sono inevidenti, perché nessuna delle verità di fede è dimostrabile. Quindi Galileo era un devoto, era cattolicissimo. Però purtroppo su questa cosa qui ha abbagliato dal suo stesso metodo. Ho detto, quindi le verità scientifiche non si discutono. Le verità di fede chiaramente stanno ad un livello più basso, perché non essendo evidenti, in teoria uno potrebbe discuterle. Ecco, è qui che casca l'asino. È qui che casca l'asino. Perché la forza di una verità scientifica sta nella sua dimostrabilità, ma la forza di una verità di fede sta nell'autorità da cui vengono. Perché le verità di fede rivelate, che la Santa Chiesa Cattolica ha dichiarato come tale, che propone, vengono da Dio. Per cui, ma manco per niente, non stanno subordinate rispetto a quelle scientifiche, stanno sovraordinate. Quello che era la posta in gioco, la domanda da farsi è sempre questa: è più facile che 2 più 2 fa 4 o che esiste il giudizio particolare quando muoio? Che dite voi? Che 2 più 2 fa 4? La risposta è sbagliata. È più facile che esista il giudizio particolare, perché 2 più 2 potrebbe pure fare 5, ma il giudizio particolare non si tocca. Mi seguite? Quindi che uno vada ad aprire le orecchie a un'eresia sarebbe peggio che se una persona di buon senso si mettesse a ascoltare qualcuno che pretenda che 2 più 2 fa 5. Sto spiegato? Quindi noi non dobbiamo mai aprire le porte a ciò che è contrario a questi atti. Al contrario, come spiega, gli atti di fede vanno fatti, di speranza e di carità, per conservare, accrescere e rafforzare queste virtù. Sapete quanta gente dice, padre, io vorrei avere la sua fede. Ma guarda che io la fede non è che me la sono andata a comprare. Cioè non è che io sono nato, sono stato battezzato, dice, vabbè, questo deve diventare prete. Poi deve stare sempre a chiacchierare, a predicare in giro, quindi facciamo così, a questo gli do una fede bella, bella strong, bella, e invece a un poveraccio, a un povero disgraziato che dovrà fare l'operaio, beh, questo gli diamo una fedarella da poco conto, tanto questo che ce deve fare. Non funziona così, amici cari. Le virtù vengono infuse tutti quanti allo stesso modo. Solo che bisogna che vediamo che ci hai fatto tu. Perché la fede si alimenta con gli atti, ma anche con la vita di grazia, come tutte le altre virtù. Se tu non fai mai un atto di fede, mai un atto di speranza, mai un atto di carità, non preghi, non stai vicino ai sacramenti, queste virtù muoiono, tutte quante. Muoiono. Scusate, amici cari, se tu non mangi, muori? Quanto tempo puoi stare senza mangiare? Se queste sono le parti vitali dell'uomo spirituale, vuol dire che se tu non le alimenti, l'uomo spirituale muore. Libro dell'Apocalisse, no? Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Io in tanti interventi ho scherzato dicendo, noi guardiamo in giro, ci sembrano che sono tutti quanti vivi, ma se ci avessimo gli occhiali, no? Gli occhiali che ci hanno dal cielo, come mi sono tolti i miei nel video, perché c'è un po' di sceneggiate. E ti rimetti gli occhiali della fede, tu vedresti in giro il film dell'orrore. Avete visto Dario Argento o Romero, no? L'alba dei morti viventi, gli zombie che sono morti che camminano, tutti quanti mostruosi. Guardate che lo spettacolo che vedremmo sarebbe questo qui, eh. C'erano alcuni santi, uno era San Filippo Neri, cioè qualche giorno fa, che per la sua purezza straordinaria, lui quando si accostava a una persona che non era un giglio, che non era puro, sentiva una puzza che non si poteva sopportare. A qualche santo Nostro Signore ha concesso questa grazia, no? Quindi questo sia ben chiaro.
Queste virtù vanno esercitate. Anche ripetere tutti i giorni l'atto di fede, di speranza e di carità, la mattina e la sera, ogni volta che tu lo fai, quelle virtù crescono. Per esempio, l'atto di amore a Gesù. Ogni volta che tu dici a Gesù ti amo, o a Maria, il tuo amore verso Gesù cresce. Ecco perché è stato un apostolo, la sorconsolata Betrone, che dalla mattina alla sera ripeteva Gesù ti amo in continuazione. A parte che lui lo sente e è contento, ma l'effetto che produce in te è che ogni volta che tu dici Gesù ti amo, la tua carità cresce. Ogni volta che tu dici Gesù spero e confido in te, la tua speranza cresce. Ogni volta che tu ribadisci un atto di fede, rinnovi le promesse battesimali. Più lo facciamo e meglio è. Reciti il credo, più lo facciamo e meglio è. Allora, sentite che belle istruzioni che adesso ci dà il Catechismo. Come dobbiamo fare atti di fede, atti di speranza e atti di carità? Dobbiamo fare atti di fede, di speranza e di carità con il cuore, attenzione, con la bocca e con le opere, dandone prova nella nostra condotta. Con le opere, con il cuore, vabbè, uno a mente, in un momento difficile, fa un atto d'amore, fa un atto di speranza, fa un atto di fede. Con la bocca, quando siamo chiamati, per esempio, a rendere testimonianza in ragione della nostra fede, no? E con le opere, per esempio, facciamo sempre un po' di esempi, no? Vi faccio sempre degli esempi un po' provocatori, un po'. Sapete che non ci si mette a tavola senza fare il segno della croce, rivolgere il pensiero a Dio, neanche ci si alzerebbe da tavola in teoria, perché si prega prima e dopo. Poi, per chi vive nella divina volontà, si prega anche durante, perché mentre si mangia, mai dimenticare di fare gli atti di ricezione dell'amore che Dio ci dà attraverso quello che stiamo mangiando. Chiusa la parentesi. Ma però sto al ristorante. Al ristorante posso mettere a fazione delle cose che mi guardano tutti. Oppure sto al lavoro, sto a mensa. Due volte si deve fare, no? Oppure, altro esempio, sto sul treno o sull'autobus, voglio dire rosario, però mi metto la corona, la mano è meglio che la tengo in tasca, no? Perché se tiro fuori la corona, poi che figura ci faccio? Tutti quanti atti di fede, di speranza e di carità persi. Non c'abbiamo niente di altro di cui vergognarsi di essere cristiani, eh? Assolutamente. Quindi dandone prova nella nostra condotta. Che io amo Dio, per esempio, se io amo Dio, si deve vedere nella mia condotta esterna. Ci deve vedere. Pensiamo agli atti che facciamo quando stiamo dinanzi a lui, no? Quanta gente non si inginocchia, per esempio, in chiesa perché si vergogna? Ti vergogni? Quello è rispetto umano ed è una grave mancanza alla carità. E anche alla virtù cardinale della giustizia nella sua parte più nobile, che è la religione. Tu non devi avere paura di non lo devi ostentare, cioè tu non devi fare le cose davanti agli uomini per essere lodato da loro. Ma siccome quando si passa davanti al tabernacolo, la genuflessione si fa, quando c'è la consacrazione si sta in ginocchio, è il grande tema di oggi, no? Quando faccio la comunione, te la danno in mano, per forza, a destra e a sinistra. Anche lì, che faccio? Allora, sentiamo adesso ancora il Catechismo di San Pio X. Come, la prova della fede. Come si dà la prova della fede? Si dà la prova della fede confessandola e difendendola quando occorre, senza timore e senza rispetto umano.
Noi non abbiamo paura di professare alla fede. Mai, in nessun caso. Tu vai a messa la domenica? Certo che vado a messa la domenica, anzi vado tutti i giorni. Ma sei bigotto. Lascia che ti dicono che sei bigotto. Ma che dici, Rosario? Ma quella è roba da vecchierelle. Certo che lo dico. Ma quella è roba da vecchierelle, lo dicevano un tempo gli analfabeti. E per carità, io ho 2 lauree, 3 lauree, ma Rosario va benissimo pure per me. Se va bene per gli analfabeti, io lo dico meglio, no? Non essendo analfabeta. Senza rispetto umano. Fate, c'è qualcuno che ti bestemmia vicino? Mi ricordo sempre un cartello: uomo perché bestemmi, ma cristiano perché taci. Certo, bisogna proprio vedere le circostanze, le situazioni, eccetera, eccetera, no? Però, scusa, davanti a me questa cosa dà fastidio. Che faccio? Comincio a ingiuriare tua madre e tuo padre? Tu sei contento se dico mannaggia a tua madre o mannaggia a tuo padre? O peggio, perché generalmente, insomma, gli epiteti sono quelli appartenenti al mondo suino o al mondo canino che vengono attribuiti, ahimè, al nostro Signore e a nostra Signora. Che faccio? Li attribuisco a tuo padre e a tua madre? Si deve trovare il modo, però non abbiamo né timore né rispetto umano. Soffrire per la fede? Vergognati se soffri per i tuoi peccati, ma di soffrire per la fede e ti parlano male? Facciano pure. Doppia medaglia. E vivendo secondo le sue massime, vivo di conseguenza. La fede mi dice che più opere buone faccio e più alto starò in gloria. Cerco di farne tante. Scusate, no? Mi sono scemo. Vivendo di conseguenza, vivendo secondo le massime della fede. E come si dà prova della speranza? Sentite che bello, 248. Oh. Si dà prova della speranza non turbandosi né per le miserie, né per le contrarietà della vita e neppure per le persecuzioni. Guardate, le miserie e le contrarietà della vita, le prove, le tribolazioni, come le affrontiamo? Le miserie, anche le nostre miserie a volte. E nemmeno le persecuzioni. Ma vivendo rassegnati, sicuri delle promesse di Dio. Ma perché? Allora, tanto semplice. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. È chiaro che dinanzi a una persecuzione la natura soffre, perché siamo esseri umani, ma l'anima no, l'anima gode. E nella speranza, perché questo non lo vediamo, dice, perché grande è la vostra ricompensa in cielo, la speranza ci porta sempre a pensare a dopo, a oltre, non a questa vita soltanto. Cioè le contrarietà della vita? Dipende da come io l'affronto. Se io mi rassegno, vengo rassegnati, perché quella cosa, se Dio non la vuole, la permette. Molte volte non sappiamo stabilire se me l'ha mandata lui, sta croce, o l'ha permessa. Sapete le barzellette che si raccontavano un tempo, che non si devono raccontare troppo spesso le barzellette, i santi non le raccontano. Per stemperare, c'era un ciuccio a scuola che storpiava gli ausiliari dei verbi. Sapete che gli ausiliari dei verbi sono essere, avere. Avere si usa ordinariamente per i verbi transitivi e essere per i verbi transitivi.
Noi non possiamo dire io ho andato, ma dobbiamo dire io sono andato. Insomma, questo storpiava sti verbi. Aveva scritto nel compito: io ho andato al mare. E la maestra dice: ma come io ho andato? Si dice: io sono andato. Ah, vabbè, maestra, scusi. Dopodiché salza e cade per terra. Torna al posto. Dice: ma adesso che hai fatto? Non l'ha visto, maestra. Io ho caduto. Dice, ancora. Cadere è un verbo transitivo. Dice, io sono caduto. Dice, vabbè, ma senta un po', sono caduto, io sempre per terra ho andato. Quindi, questo per comprendere come le cose poi di là cambiano. Quindi, cioè, la tribolazione t'è venuta. Era volontà permissiva? Era volontà intenzionale? Non lo sappiamo. Tanto comunque ti sia venuta. Il nostro Signore comunque vuole che tu la vivi in un certo modo. La prendi dalle sue mani, l'accogli con amore, quantomeno con spirito di rassegnazione, e la offri a noi. Certo, se è una malattia ti curi, perché non è che devi stare, quindi, ma ti curi con pazienza, sopportando per amore suo questa infermità. Questa è la speranza. Sicuri delle promesse di Dio, perché il Signore ha promesso che chi sopporta, che porta con amore, chi non prende la sua croce ogni giorno può essere mio discepolo. D'accordo? Chi porta la croce con amore, discepolo di Gesù, riceverà come Gesù la sua ricompensa. Questa è la speranza. Cioè, è chiaro che se una persona non c'è la speranza, si ribella dinanzi alla sofferenza, no? Perché devo soffrire adesso? San Paolo dice: se abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, noi siamo da compiangere più di tutti gli uomini, siamo scemi. Perché affrontiamo tante sofferenze e ci priviamo di tanti piaceri illeciti. Perché? Se c'è stata soltanto questa vita, tutte le sofferenze cerchiamo di dargli un calcio, se ci riusciamo, perché poi stanno certe tegole che non ci possiamo scrollare di dosso, e acchiappiamo tutti quanti i piaceri illeciti, illeciti, bianchi, rossi e verdi, perché. Se doveva avere una fine sotto un metro di terra e c'è soltanto questa vita, cerchiamo di spremere al massimo, no? Attimo fuggente. Ma non funziona così. Non è così. E 249, come si dà la prova della carità? Oh, la prova della carità si dà osservando i comandamenti. Anzitutto. Anzitutto. Se mi amate, dice Gesù, osservate i miei comandamenti. Ma no, ma io amo tanto Gesù. Ma io amo tanto Gesù. Però mandavo un mandato a zappallare il matrimonio, mi sono rifatta una vita. Però amo tanto Gesù. E voglio farmi pure la comunione. A me dispiace, fratello mio e sorella mia, ma se sei mandato per l'area matrimonio e ti sei riaccompagnato, non ami Gesù. L'ha detto lui, non lo dico io. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Il sesto comandamento dice: non commettere adulterio. E se tu, andato a zampallare al matrimonio, ti accompagni con un'altra, se qualcuno prende una moglie e ripudia la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chi si accompagna con un ripudiato, commette adulterio. Sta scritto nel Vangelo, non lo dico io. Quando qualcuno mi dice che io sono troppo rigido, dico: ma io sto accettando, qualcuno mi smentisca, io sono disponibilissimo con i dati alla mano. Io non vado in giro, almeno non volontariamente, vendendo idee mie o proponendo idee mie, perché delle idee mie il mondo non ha bisogno, me le tengo per me se ce l'ho. Quindi osservando i comandamenti, poi esercitando le opere di misericordia. Cioè, ricordiamo in memoria le opere di misericordia? Dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati, visitare i malati, ospitare i pellegrini, i forestieri e seppellire i morti. Molte opere di misericordia corporale, quando dice: io non le posso fare,
Sapete come si esercitano? Ecco, mettendo la mano dentro il portafoglio, perché non c'è tempo e voglia tu di comprare da mangiare e da bere. Vuoi sapessi quante ce ne stanno di sante organizzazioni in giro che sfamano, dissetano, vestono e curano l'istruzione dei poveri ragazzini che se no sarebbero condannati a morire di fame, a morire di sete, a rimanere analfabeti e cose di questo genere. Più ne fai e meglio è. L'unico modo è portarsi i soldi dall'altra parte. Io sono un supporter, soprattutto per chi può, dell'elemosina. Ai ricchi io raccomando di essere larghi nelle opere di misericordia e soprattutto nell'elemosina, perché da loro se li aspetta nostro Signore. Perché la distribuzione differenziata dei beni non è da Dio disposta o permessa perché qualcuno si levi tutti gli sfizi, anche il più veramente grossolano, che ne so, spenda 2000 euro per un paio di scarpe. I cristiani queste cose non le possono fare. Io non voglio fare il moralista o il pauperista, ma 2000 euro per un paio di scarpe non si possono spendere. Ripeto, se una persona è un professionista, occupa una certa posizione sociale, non è detto che non si possa comprare un bel vestito, un bel paio di scarpe, non da 2000 euro, ma da 100-150 euro, per dire, entro certi limiti, perché l'uso sfrenato non si può, non per noi cristiani, perché l'uso sfrenato è, ahimè, devo dirlo, denaro tolto dalla bocca di chi si muore di fame, non si può. Non si può. La vita dignitosa e decorosa, per carità, è necessario e anche l'utile. E vuoi qualche superfluo lecito? Qualcuno sì, ma il lusso sfrenato no. Non è comportamento da figli di Dio. Su questo non credo che ci piova, Non, nessuno fa il pauperista. Nessuno è obbligato a fare voto di povertà o a condurre una vita da un tenore veramente basso. Questo è un consiglio ed è un atto volontario ed eroico che fa chi se la sente di farlo davanti a Dio. Ma tra qui e il lusso sfrenato, ci passa un po', no? Quindi le opere di misericordia corporali, salvo visitare i malati o i carcerati, non sempre molto facili. I malati è una bella opera su cui esercitarsi. Seppellire i morti oggi. Posso aprire una piccola parentesi, tanto questo è una lezione di catechismo con le attualizzazioni, no? La apro. Ecco, la parentesi è questa. Qualcuno mi dice che molta gente oggi va a bruciare i morti. Io non sono molto pratico perché a me non mi è passato neanche nemmeno per l'anticamera del cervello di andare a bruciare un morto tra i miei cari, perché costa di meno, te levi il pensiero. Primo perché costa di meno rispetto a un funerale normale, quindi a tutte le cose, pompe funebri, poi perché non devi andare a pagare il cimitero. Se fossero queste le motivazioni, seppellire i morti è un'opera di misericordia corporale, non bruciarli, seppellirli. Tanto per chiarire, insomma, ogni tanto qualche altra cosa, no? Poi sono le opere di misericordia spirituale. Le ricordiamo, facciamo un po' di ripasso. Qui ci stanno le formule 21 e 22, il ripasso se lo fa il Catechismo del Tempio X. Le formule 21 e 22 sono la opera di misericordia corporale e spirituale, quindi ve le dico senza bisogno di andare a leggere. Opere di misericordia spirituale: consolare gli afflitti, ascoltare qualcuno che sta nella sofferenza. Come dire, i preti lo fanno per dovere, diciamo così, se mi si passa, quasi per professione, no? Quindi il cuore di un sacerdote è sempre aperto a
ad accogliere un dolore. Però chi soffre c'ha bisogno di essere ascoltato e di essere consolato. Consolare gli afflitti. Consigliare i dubbiosi. Dare sempre dei buoni consigli, ovviamente, no? Ovviamente sulle cose su cui siamo certi. Buoni consigli. Quando siamo sicuri di saperli dare pure buoni consigli, eh? Chiaro che se una persona mi dite voglio abortire, è inutile, insomma, specificare quale sia un buon consiglio. Ma c'ho l'amica, ah, il matrimonio mio, io non ce la faccio più, eccetera, eccetera. Lì, mi raccomando, non diamo mai dei buoni come consiglio. Ah, vabbè, ma tanto ti puoi pure separare, tanto basta che non divorzi, però. Diamo sempre consigli buoni, se proprio vogliamo darli. Se non sappiamo darli buoni, è meglio non darli per niente. Poi, insegnare agli ignoranti. Insegnare agli ignoranti. Che cosa? Per carità, sia l'istruzione umana, ma soprattutto si fa riferimento alle verità di fede, a chi non le sa. Chiaramente insegnare agli ignoranti non significa che si può prendere, se uno si può mettere a fare, come dire, il profeta indiscreto, nel senso che va più a dipetto la gente, anche chi non c'ha voglia di sentire, gliene impone. Ma quando qualcuno manifesta interesse e attenzione, insegnargli, specialmente le cose della fede, è una grande opera di misericordia spirituale. Poi, ammonire i peccatori. Anche qui, ammonire i peccatori. È un'opera di misericordia spirituale, attenzione, vuol dire che no, le opere di misericordia non sono sotto pena di peccato. Tante volte ho specificato. Allora, una persona che ha autorità ha il dovere di correggere il peccatore, il dovere. Ascolti o non ascolti, un genitore, un figlio lo deve correggere, lo deve educare. Se il figlio pecca e il genitore non interviene per correggerlo, ne risponde davanti a Dio. Che poi a seconda, cioè, se un figlio è grande e ha raggiunto la maggiore età e quindi non è più sottomesso in senso stretto all'autorità dei genitori, continua, ma un genitore davanti a Dio deve poter dire sta facendo di testa sua, io gli ho insegnato altro e quando ho visto, ho avuto il sentore che facesse altro, l'ho corretto. Anche con una certa energia, perché la correzione viene data prima, come fa il nostro Signore, no? Prima ti esorta con parole buone, dopodiché dice: guarda, se tu però mi costringi, te l'ho detto con le buone, sappi però che se percorri questa via vai incontro alla perdizione della tua anima e alla dannazione. Poi vedi tu quello che devi fare. Nei confronti dei nostri simili è un'opera di misericordia spirituale, quindi non è sempre obbligatorio, quindi bisogna valutare le circostanze prima di intervenire e anche su come intervenire, no? Perché a volte, per esempio, uno sta facendo un discorso osceno in mia presenza, mi trovo in un gruppetto, io posso semplicemente fare la correzione fraterna, come dire, estraniandomi, quindi non partecipando, non ridendo, mostrando, non so, guardando per terra con gli occhi, oppure facendo la faccia schifata, oppure lanciando qualche sguardo di disapprovazione. Quella è già una correzione fraterna. Io sto dicendo che stanno facendo una cosa che non si fa, che io non partecipo. Non partecipare, mi viene in mente, diciamo, Halloween, no, tutti argomenti che. Se io fossi stato genitore, per me non c'era nessun dubbio che i miei figli a scuola a Halloween non ci vanno. E se qualcuno fiata, dico, volete fare queste cose? Padronissimi, ma se fate queste cose, in questi giorni i miei figli a scuola non ci viene. Che ti andiamo in galera? E ci andremo in galera. A volte le correzioni si danno a fatti, semplicemente facendo il contrario di quello che uno fare, no? Consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, perdonare sempre tutto, tutti e possibilmente anche subito. Il perdono delle offese non significa il ripristino del rapporto. Vi dico sempre, il ripristino dei rapporti è ordinariamente necessario o quantomeno auspicabile quando si tratta di rapporti di parentela. Non si può, sì, vabbè, perdono mio fratello, però non ci parlo più. E non si può. O mio padre, o mia madre, o mia moglie, o mio marito. Attenzione, lo dico, si tratta sempre di cose quando ci possono essere situazioni borderline, quindi sto parlando in generale come norma ordinaria. Su queste cose non esistono norme assolute, perché ci sono situazioni limite in cui non si possono conservare certi rapporti, purtroppo, perché siamo in questo mondo. Quindi, ordinariamente è meglio, però nessuno si cominci poi a flagellare, ah, devo farlo per forza, Don Leonardo. Chiaramente quando parla in pubblico deve dire una norma generale, così come fa un codice, no? Il codice prevede la norma, non l'eccezione. L'eccezione è appunto il caso particolare in cui non è possibile applicare quella norma. E per cui in parte ti aiuta la coscienza e in parte puoi chiedere il consiglio di una persona saggia. Ok? Poi sopportare pazientemente le persone moleste. Ah, quella che è tanto difficile. E poi pregare Dio per i vivi e per i morti, che grande carità. Farci celebrare tempi. Chi ha i soldi, faccia celebrare tante messe per i defunti. Più ne fa celebrare, meglio è. E ricordate che chi non fa celebrare messe per i defunti, quando sarà morto, non ci sarà nessuno che le faccia celebrare per lui. Quindi, si dà prova di carità, osservando i comandamenti, esercitando le opere di misericordia, e se Dio chiama, seguendo i consigli evangelici. Chi è casto per amore di chi rinuncia al matrimonio, perché poi, attenzione, essere casti nella forma della continenza è proprio di tutti i cristiani. Solo che posso scegliere a un certo punto se percorrere la via del matrimonio oppure no. Se per amore di Dio io dico rinuncio liberamente perché voglio essere tutto suo, è un'opera non richiesta, ma certamente meritoria. Discorso di prima, io voglio tendere ad una maggiore perfezione e quindi mi limito alle cose necessarie o utili, rinuncio alle cose superflue. Benissimo, benissimo. Anche lecite, benissimo. Ma questo è un consiglio, quindi questo è un atto totalmente volontario e quindi che non ci obbliga in nessun modo. Poi c'è il terzo, l'ubbidienza, questo in questi tempi è argomento borderline, perché rinuncio alla mia volontà, alla mia libertà e mi metto sotto l'ubbidienza. Sì, ecco. Però l'ubbidienza deve essere, come dire, offerta, ecco, a qualcuno che sappia esercitare bene l'autorità. Ecco. Perché l'obbedienza non può mai andare contro la volontà di Dio, mai. Non soltanto ordinariamente in ciò che è prescritto, ma anche in ciò che è gradito al Signore. Per cui se uno per obbedienza mi obbliga di fare senza motivo una cosa che so bene essere sgradita a Dio, che faccio? Quindi va bene l'obbedienza, ma quando si è fuori dei contesti di vita appunto consacrata, dove lì il superiore ti tieni quello che il Signore ti manda, ma anche lì certamente non c'è un'autorità illimitata, bisogna essere un pochino attenti. È paradossale che in questo tempo storico, dove anche negli ambienti un po' ecclesiali si esalta la libertà, il dialogo su tante cose, però poi si vedono
non faccio esempi perché il buon senso ci farà arrivare, che a volte si danno delle obbedienze o dei provvedimenti di autorità su cose del tutto opinabili, ma addirittura su cose che possano creare conflitti di coscienza. E appena uno dice qualcosa, ah, disobbediente, ah, tu non obbedisci alla Chiesa. Stiamo in sinodalità, quindi noi dobbiamo cercare di ascoltare tutti quanti. Però su alcune cose non c'è dialogo. C'è il diktat crudo e il primo che dissente, crocifisso. Mi sembrano, io insomma, poi può essere che mi sbaglio, ma mi sembrano delle dinamiche un po' contraddittorie, diciamo un po' così, no? E infatti il 250 e il 251 parla dei consigli evangelici. Quali sono? Che cosa sono i consigli evangelici? I consigli evangelici, innanzitutto, cosa sono? Sono le istruzioni che Gesù fece nel Vangelo ad una vita più perfetta, mediante la pratica di virtù non comandate. Noi dobbiamo saper distinguere tra ciò che è comandato e ciò che non è comandato. È importantissimo. Tante eresie medievali, per esempio il pauperismo di cui ho parlato prima, che è un'eresia, voi sapete che nel Medioevo si sono salvati San Francesco e San Domenico. Tutti gli altri ordini mendicanti sono tutti stati scomunicati, tutti. Gli albigesi, i catari, i valdesi, tanto per fare tre nomi, dei tanti che si potrebbero fare. Perché cosa stavano dicendo? Andavamo dicendo che i ricchi vanno tutti all'inferno. Chi non fa voto di povertà e non fa una vita realmente povera non può essere gradito a Dio, quindi è spacciato. No, non è vero questo. Perché ci stanno ricchi, io faccio sempre l'esempio del miglior amico di Gesù, che è Lazzaro, e di Maria Paille, che era la figlia, tra le figlie predilette di Padre Pio, che era miliardaria, non credo che stiano all'inferno nessuno di loro. E non sono gli unici. Enrico Medi, astrofisico, o il beato Contardo Ferrini, professore universitario e magistrato, non credo che fossero pezzenti, ma sicuramente non stanno all'inferno. Gesù ha detto: è un problema amministrare bene le ricchezze, ma non è impossibile. Così come c'erano dei folli che, esaltando il valore, che è un valore della verginità, però dicevano che chi sposa pecca, contraddicendo testualmente l'insegnamento di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove si afferma che chi sposa sicuramente non pecca. Oppure, questa è una cosa più diffusa, ci stanno adesso, ecco, i gendarmi dell'obbedienza cieca, io li chiamo così, che appena qualcuno, ti ripeto, dinanzi a diktat un po' borderline, gendarmi, e io mi è capitato, ho fatto anche qualche intervento per un attimo riproporre la dottrina cattolica dell'importanza della coscienza, perché in tempi non lontani, e mi arrivavano telefonate, ah, se io non mi adeguo a questa cosa, mi è stato detto che esco dalla volontà di Dio. Esco dalla volontà di Dio. Non posso dire Nadine lontana. Ma veramente? Ma dico, stai scherzando? Chi ha detto questa cosa? Quindi occorre discernimento. Quali sono i principali consigli evangelici? I principali consigli evangelici sono la povertà volontaria, la castità perpetua e l'ubbidienza perfetta. Ho l'ubbidienza perfetta in quanto virtù, a me dispiace tanto, è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima. Basta leggere la mistica Città di Dio di Maria da Greta per vedere, per esempio, come la praticava la Madonna. Ma l'ubbidienza, attenzione, ha come oggetto immediato anzitutto Dio, sempre. E anche tutte quante le ubbidienze umane che si siano sempre per amore di Dio.
Quindi l'ubbidienza è l'esercizio, la rinuncia, per esempio, all'esercizio della nostra libertà quando un superiore ti dà un ordine lecito e che contrasta le due cose. Arriva Santa Rita in monastero, innaffia il ramo secco. Quale scrupolo di coscienza ti può avvenire? Ci sembrerebbe una cosa irragionevole, forse. E lì è proprio il campo dell'obbedienza. Sembra una cosa irragionevole. Guarda Abramo e Isacco, la fai lo stesso, non c'è niente di male, e la fai. Oppure devi fare una cosa, ma io sarei, secondo me, è meglio quell'altra. Ti sto detto per obbedienza di fare questa, è lecita, è buona, fai quest'altra. Rinuncia alla tua volontà per fare quello di un altro. Stai in convento, dice. Vorrei uscire a farmi due passi. No, oggi non si esce. Hai fatto l'obbedienza, non esci. Ho fatto tutto l'altro. Queste sono cose graditissime al Signore, eh? Graditissime. Perché sono graditissime? Perché il peccato originale è stato fondamentalmente un peccato di disobbedienza a Dio. Più che ogni altra cosa. Il peccato di Lucifero è stato un atto di ribellione a Dio, cioè di disobbedienza. Quindi l'ubbidienza, la santa ubbidienza, riscatta e ripara proprio il costitutivo formale stesso di ogni peccato, è sempre una disobbedienza a Dio, no? Bene, possiamo fermarci e riprendiamo la prossima volta con l'ultima parte, con le virtù morali, chiudendo così questa sezione. Dio vi benedica, amici, e la Santa Vergine sempre a tutti.